Cari amici di HRC, bentornati. Questa settimana cercheremo di risolvere un dilemma che veramente tormenta generazioni e generazioni di modellisti, ovvero come diavolo si setta il regolatore con la radio e la ricevente nuova. Luca, dici qualche cosa. Eccomi Jacopo. Oggi vedremo come si setta un regolatore con la ricevente, di conseguenza come si setta la ricevente con la radio. Utilizzeremo un regolatore e vedremo quali parametri utilizzare per il settore nautico e o navale e quali parametri utilizzare per il settore delle auto. La principale differenza è che su un settore troveremo retromarcia, freno e neutro e l'acceleratore, mentre sull'altro settore avremo solo neutro e acceleratore, quindi motore fermo o spinta in avanti. Questa è la principale differenza. Vedremo quali sono i passaggi per arrivare a questi risultati. Ottimo, direi che possiamo cominciare. Come anticipavo poco fa, andremo a vedere come accoppiare questo regolatore di giri, nella fattispecie Hobbywing Marine 120A. Tutto ciò che sto per dirvi vale anche per l'Hobby King 120A Caresc 1.8/1.5, che è praticamente lo stesso regolatore nell'hardware e nel software, se non che ha un differente tipo di dissipazione del calore. Quello lì non ha una dissipazione ad acqua e non ha dei parametri specificatamente progettati per le barche. Andiamo a vedere fin da subito come funziona. Accendiamo la radio. Assicuriamoci che tutti i trim siano a zero e che non abbiamo mix inseriti. In questo caso la nostra radio non ci segnala i mix e i trim segnano tutti zero. Nel primo esempio faremo vedere come si setta per ad esempio un automodello o per un modello navale o nautico con retromarcia, quindi con inversione di polarità. Portando lo stick dell'acceleratore nel punto di massimo e tenendolo premuto, accendiamo il regolatore. Dal punto di massimo andiamo al punto neutro e questo punto è punto tutto negativo. Ancora neutro. Il motore darà un segnale acustico di avvenuto aggancio con il regolatore. Proviamo. Avanti. Indietro. Il comando di inversione di polarità è ridotto, giustamente. E freno. Se dovete utilizzare questo regolatore su navi modelli senza retromarcia, adesso vi faremo vedere come si esegue l'accoppiamento col nostro trasmettitore. Accendiamo il trasmittente. A questo punto portiamo lo stick del gas in posizione di massima. Tenendo lo stick in posizione di massima, accendiamo il regolatore. Il motore farà due beep, portiamo il regolatore in posizione di minimo, aspettiamo che l'ESC ci comunichi l'avvenuto accoppiamento con 3 beep e 3 blink rossi dal LED del regolatore e proviamo. Il motore funziona, naturalmente gira in una sola direzione e non ha la retromarcia. Per questo video tutorial è tutto, se vi è piaciuto commentate, condividete, lasciate un like qua sotto oppure inviateci una mail se qualcosa non dovesse essere chiaro.